nostra attività. Questa è la decima giornata del progetto Prepararsi al Futuro ed è una giornata che riguarda prevalentemente questioni di carattere, diciamo, statale e problemi legati alla forma Stato e alla corruzione, alla lotta alla corruzione. Per questi argomenti abbiamo invitato due magistrati di grande valore e, come potete notare dal rispetto alla locandina originaria, abbiamo anche dovuto invertire l'ordine degli interventi. Il primo intervento è relativo alla corruzione, come prevenire la corruzione per guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Questo argomento è trattato dal dottor Cantone, un magistrato molto noto al pubblico italiano, perché attualmente è presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la sigla più comune è ANAC. Il dottor Cantone è entrato in magistratura nel 91, è stato sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli fino al 99, successivamente è entrato nella direzione distrettuale antimafia, di cui ha fatto parte fino al 2007. Dal 2007 lavora alla Suprema Corte 14, entra in aspettativa dalla magistratura per dare vita all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Che dire? Il dottor Cantone ha pubblicato numerosi articoli per la rivista, per il quotidiano Il Mattino, e collabora con diverse riviste di carattere giuridico, Cassazione Penale, Rivista Penale, Archivio Nuova Procedura Penale, Gazzetta Forense. Queste naturalmente sono riviste prevalentemente note agli addetti ai lavori. Per quanto riguarda invece la divulgazione più generale, mi va di citare il suo ultimo libro, La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese, un testo pensato appositamente per i più giovani, nato dal suggerimento di numerosi docenti e studenti. Questo libro, pubblicato nel 2018, fa seguito alla la corruzione spuzza, un termine utilizzato da Papa Francesco, e in cui si passano in rassegna i mali della nostra vita quotidiana, dall'istruzione alla sanità, dalla politica agli appalti pubblici e via dicendo. È stato inoltre autore di Football Clan, Operazione Penelope, Il Gattopardi, Solo per la giustizia e altri libri di cui è facile reperire le recensioni in rete. Il dottor Cantone ha un elenco di premi elevato. In 10 anni ha ricevuto una quindicina di premi, dal primo premio del 2008, il premio Enzio Biagi, all'ultimo premio Re Manfredi per la legalità del 2018. E inoltre ha ricevuto la cittadinanza onoraria di 3 comuni, il comune di Cortona e di Aggero l'hanno conferito la cittadinanza onoraria nel 2012 e poi nel 2013 il comune di Sessa Aurunca, nel corso della giornata della memoria e del ricordo delle vittime delle mafie, riconferiscono la stessa onorificenza. Questo semplicemente per inquadrare la figura e lo spessore del nostro ospite, che ci parlerà appunto del suo argomento, che è prevenire la corruzione per guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Prego. Grazie professore, e sono particolarmente contento di essere qui stamattina in questo ciclo di incontri con gli studenti che è organizzato da Piero Angela e che ha visto anche la mia partecipazione nell'altra edizione che è stata fatta presso il Politecnico di Torino. E proprio il successo di quella manifestazione
ha portato a replicarla anche a Roma. Credo che sia stata un'iniziativa molto importante per l'Università di Tor Vergata volerla qui ospitare, per consentire anche agli studenti di Roma di poter, diciamo, avere la possibilità di confrontarsi su vari temi. Come diceva il professor Davoli, che ringrazio per la sua partecipazione, per la sua presentazione, io mi occuperò ovviamente del tema diciamo di cui sono competente in questo momento della mia vita. Io sono un magistrato in questo periodo in aspettativa, sono presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, carica che scadrà il 28 aprile del 2020, quando rientrerò poi a riprendere il precedente lavoro di magistrato. E ho accolto con grande piacere, così come già mi era capitato al Policlinico, cioè al Politecnico di Torino, la possibilità di parlare con gli studenti. Diceva il professore del libro che avevamo scritto con il collega Caringella, proprio destinato ai studenti, agli studenti. E da questo punto io vorrei partire in quella che sarà una breve chiacchierata, per consentire eventualmente un breve spazio anche alle domande. Prima di dire che cos'è la corruzione, il tema vero è perché parlare a ragazzi di corruzione. E qui è evidente che bisogna dire qualcosa sul concetto di corruzione e porsi il problema perché i ragazzi debbano essere interessati alla corruzione. Che cos'è la corruzione? La corruzione tecnicamente è un accordo che c'è fra un soggetto che ha una funzione pubblica e un privato, un accordo in base al quale il soggetto che ha una funzione pubblica mette a disposizione illegittimamente ovviamente un atto o un'attività che gli compete, per esempio il rilascio di una concessione, di un parere, di un atto qualsiasi, e il privato paga una utilità, dice la norma, utilità che è un concetto più ampio, non è semplicemente la mazzetta, la somma di denaro, ma può essere un concetto molto più ampio. La giurisprudenza ha indicato tantissimi casi di utilità che possono essere la promessa di un posto di lavoro per sé o per familiari, persino in qualche caso le prestazioni di natura sessuale. Per dire che la struttura della corruzione è un accordo fra un soggetto che riveste una carica pubblica e un privato che ha qualcosa da offrire. Entrambi, così come un normale contratto, ovviamente qui stiamo parlando di un contratto illecito, si mettono d'accordo e si scambiano ognuno le proprie attività. Uno mette a disposizione l'attività della funzione pubblica e l'altro mette a disposizione l'utilità. È evidente che da parte del pubblico funzionario c'è una strumentalizzazione illecita delle proprie attività, che non è un dato diciamo di questi anni. Spesso si sente parlare nella pratica, diciamo anche dai media, della corruzione come di un reato di questi tempi. È vero, nel senso che in questo periodo la corruzione è un reato che è diventato particolarmente grave, sistemico, non avremo purtroppo il tempo di approfondire questo aspetto, ma la corruzione è un reato che esiste da sempre. Sicuramente esiste dal periodo in cui gli stati si sono organizzati, hanno individuato soggetti che per conto delle amministrazioni pubbliche esercitavano i propri poteri, e quando c'è l'esercizio dei poteri c'è qualcuno che può strumentalmente utilizzarli in modo illecito. Agli studenti di liceo, per esempio, va ricordato che uno degli episodi più importanti di corruzione della storia è il processo che venne fatto ancora in età repubblicana contro il famoso Verre, che era un proprietore che era andato a lavorare in Sicilia, un proprietore romano che era andato a svolgere le sue funzioni in Sicilia, e in Sicilia ne aveva fatto di tutti i colori, facendo corruzioni, concussioni, peculati, questi sono termini tecnici per dire che aveva sfruttato in modo illecito la propria funzione. E per dire quanto la corruzione fosse un reato anche particolarmente odioso in quel periodo, il processo contro Verre venne sostenuto da uno degli avvocati dell'epoca, particolarmente giovani ma in grande, diciamo, che stava per fare carriera, Marco Tullio Cicerone. Marco Tullio Cicerone sostenne l'accusa contro Verre, perché all'epoca ovviamente l'accusa la faceva un avvocato, sostenne l'accusa contro Verre, lo fece condannare, Verre andò in esilio e poi morì in esilio. E quel processo è diventato un processo fra i più famosi della storia. Cicerone scrisse le famose Verrine in Verrem in latino, che sono diventate, diciamo, un'opera fondamentale, e per gli studenti di liceo spesso sono temi e tracce per le versioni. Io ricordo di averne fatte nella mia esperienza tantissime all'epoca, odiavo Verre solo per questo fatto. Questo per dire che Verre, diciamo, il processo di Verre è la dimostrazione
di quanto il tema corruzione fosse un tema tutt'altro che di questi tempi. E mi basta, semplicemente per fare un veloce parallelo nei tempi, raccontare che anche Dante tratta del tema della corruzione. E Dante tratta del tema della corruzione indicando i corrotti e i corruttori come barattieri, e li indica e li inserisce in una delle bolge peggiori dell'inferno. I barattieri sono coloro che vendono le funzioni pubbliche, dice Dante, coloro che vendono le onorificenze, coloro che vendono gli atti pubblici, proprio corrotti e corruttori nel vero senso della parola. E Dante li mette in una bolgia in cui ci sono dei diavoli particolarmente odiosi, le malebranche. I barattieri sono obbligati a stare con la testa sotto la pece, quindi quanto di peggio ci può essere, e qualora cacciano fuori la testa dalla pece, le malebranche arrivano con degli uncini e li colpiscono sulla testa, aumentando quindi il dolore dei barattieri. Questo a dimostrazione di come il tema corruzione fosse un tema di grande rilevanza, e possiamo immaginare la ragione e fermarci su questo aspetto. I corrotti e i corruttori rappresentano un danno per la gestione pubblica, perché gestiscono in modo illecito le proprie attività. Verre, per esempio, piuttosto che riscuotere le tasse che avrebbe dovuto pagare a Roma, si metteva d'accordo per farne pagare in misura inferiore, e ovviamente incassava lui il risultato. Lui si arricchiva e ovviamente lo Stato romano ne perdeva, perché non riceveva le tasse che aveva ricevuto. Questo per dire che il tema corruzione è un tema tutt'altro che attuale, un tema di sempre, anche se non c'è una storia della corruzione. Purtroppo in Italia i casi di corruzione ce ne sono tantissimi, e forse prima o poi una storia sarà da scrivere. La corruzione quindi è un reato che riguarda soprattutto l'amministrazione, è un reato che riguarda soprattutto, direi, gli adulti. E qui la domanda che io ponevo all'inizio: perché provare a parlare della corruzione ai ragazzi? I ragazzi non sono direttamente interessati, non possono essere interessati a fatti di corruzione, certamente non sono funzionari pubblici, ma ovviamente non hanno la disponibilità per essere corruttori. I ragazzi non è un reato da giovani. I reati che possono interessare apparentemente i giovani sono altri, lo sapete benissimo. Però il tema corruzione invece è un reato, è un problema che riguarda i giovani, soprattutto per gli effetti. Perché se torniamo agli esempi che abbiamo fatto, di chi gestisce la cosa pubblica con una logica che è una logica, in qualche modo strumentale, di depauperamento delle finanze pubbliche, dei beni pubblici, ci possiamo rendere conto quali sono gli effetti negativi della corruzione. E gli effetti negativi della corruzione sono effetti che riguardano soprattutto il futuro. Una delle definizioni, che non sono tecniche, ma definizioni particolarmente significative di corruzione, è furto di futuro o furto di democrazia. Perché la corruzione è, come dirò da qui a qualche minuto, uno strumento attraverso il quale si precludono le possibilità, si precludono le occasioni e si precludono ovviamente soprattutto ai soggetti che meritano e ai soggetti che vogliono ottenere risultati nella vita. Tutti gli studi internazionali sono d'accordo su un dato: i paesi ad alto tasso di corruzione sono i paesi in cui è più alta la fuga dei cervelli, e sono quei paesi nei quali è più basso il livello di ricerca che viene di soldi che vengono inseriti nella ricerca e utilizzati per la ricerca. È un paese che non innova, perché è un paese nel quale dove c'è corruzione non c'è concorrenza. Provo a spiegarlo con un esempio molto banale, ma nella sua banalità probabilmente abbastanza chiaro. Facciamo per ipotesi che per costruire quest'aula particolarmente bella, questo auditorium particolarmente bello, l'imprenditore decide non per partecipare a una gara d'appalto, perché per lavorare per la pubblica amministrazione bisogna fare appalti, prova non a vincere l'appalto utilizzando le regole ordinarie, cioè a presentare l'offerta migliore, ma a mettersi d'accordo con i commissari di gara, con i soggetti che si occupavano della gestione di questa specifica gara che riguardava l'auditorium. Proviamo a vedere quali sono le conseguenze di questa situazione.
E quali sono le conseguenze e perché la corruzione è un reato che fa danno soprattutto ai giovani, a coloro che hanno bisogno di credere nel futuro? Se io diciamo pago una tangente, pago qualcuno per avere per l'appalto su questa gara, in primo luogo avrò messo in discussione il principio di concorrenza, perché tutti gli altri, eventualmente anche più bravi di me, anche più capaci di me, non avranno avuto la possibilità di vincere questa gara. Quindi la corruzione è un meccanismo che sostanzialmente falsa la competizione ordinaria. È una sorta di, utilizzando un linguaggio sportivo, una sorta di doping. Cioè io utilizzo sostanzialmente un meccanismo illecito per ottenere il risultato. È la stessa cosa che in una corsa di cavalli si dà il doping a un cavallo, o peggio ancora in una gara di calcio ci si compra l'arbitro. Del resto quella è un'ipotesi classica di corruzione. Quindi primo effetto, viene messa in discussione la concorrenza. Secondo effetto, viene messa in discussione la qualità dell'opera, perché se io pago la corruzione, se io pago una tangente, certamente non la pagherò di tasca mia. Proverò a risparmiare sui materiali, sugli operai, proverò sostanzialmente a, diciamo, far uscire i soldi della corruzione o anche qualcosa in più dal prezzo dell'opera. Del resto, se io ho pagato qualcuno per avere l'opera, so benissimo che non mi controlleranno e quindi tutto sommato so che se utilizzo materiali scadenti, per esempio metto un parquet meno buono o peggio ancora utilizzo un cemento meno, diciamo, di qualità, nessuno mi verrà a controllare. Quindi il secondo effetto è la qualità delle opere meno buona. Ma se noi andiamo avanti, vediamo quante altre conseguenze ci sono. Prima di tutto, chi vince un appalto utilizzando meccanismi corruttivi non necessariamente deve dimostrare di essere bravo, perché non glielo si chiede. Ovviamente a lui si chiede la capacità di ungere le ruote piuttosto che di essere bravo. E quindi non è importante che, per esempio, l'impresa che abbia vinto l'appalto abbia un know-how all'altezza della situazione. Non è importante che abbia fatto ricerca, per esempio, sui materiali migliori e che abbia una tecnologia all'avanguardia. Le imprese che utilizzano il sistema corruttivo non sono imprese che innovano, perché non hanno nessun interesse. Il loro interesse è trovare il modo come vincere gli appalti. E questo spiega perché la corruzione porta con sé minori investimenti alla ricerca. E ultimo aspetto, chi assumerà l'impresa che utilizza la corruzione come sistema? Assumerà i migliori ingegneri, i migliori architetti, i migliori avvocati, i migliori commercialisti, i migliori operai? O assumerà quelli che gli chiedono di assumere, chi gli fa vincere gli appalti? È evidente questa seconda soluzione. Assumerà le persone che gli servono, perché sono probabilmente uno strumento ulteriore per ottenere la vincita dell'appalto. E questo spiega perché spesso, anzi sempre, nei luoghi in cui c'è un elevato livello di corruzione c'è un abbassamento del merito. L'imprenditore, il famigerato imprenditore che dicevamo che vince l'appalto, prenderà il geometra che gli viene consigliato da chi gli fa vincere l'appalto, o l'ingegnere, o l'architetto, o l'avvocato, senza andare molto per il sottile, per la qualità, perché a lui interessa semplicemente ingraziarsi la persona che gli ha fatto vincere l'appalto. Ecco, con un esempio banale, ma purtroppo con un esempio che ho inserito in contesti più ampi, ha una sua ragion d'essere, è la prova di quanto la corruzione sia teoricamente un reato che fa danno alla pubblica amministrazione. Infatti la corruzione nel codice penale viene qualificato reato contro la pubblica amministrazione, ma in realtà non è così. La corruzione è un reato contro la società, è un reato contro il futuro, è un reato contro la democrazia, proprio perché mette in discussione quelli che sono una serie di capisaldi, ed è uno dei reati nei quali più di ogni altro ha come effetto, per esempio, quello di impedire gli investimenti. Se io sono un imprenditore serio che ha soldi da investire, non ci penserò proprio a entrare in mercati in cui c'è un alto livello di corruzione. Prima di tutto perché è evidente che mi dovrei attrezzare a questi meccanismi, anche con il rischio, diciamo, di poter essere coinvolto in fatti di corruzione, e con il rischio, soprattutto sui mercati internazionali, di vedere macchiata la mia reputazione. Quindi è un reato che finisce per evitare, per impedire gli investimenti pubblici, è un reato
che ha porta un alto tasso di depressione dei paesi. Ultimo dato prima di provare a dire che cosa si può fare per la corruzione. Non ci sono stime vere su quelli che sono i danni di corruzione. Tutte quelle che girano, a volte cifre roboanti, per tanto tempo si è detto che la corruzione faceva un danno al paese di 60 miliardi, non hanno nessuna attendibilità. Perché la corruzione è un reato che si commette di nascosto, nessuno farebbe un reato di corruzione al pubblico. Il reato di corruzione è un reato che, proprio perché viene fatto fra due soggetti che hanno interesse a tenere nascosto, non emerge, quindi non si sanno nemmeno davvero quanti sono i fatti di corruzione. Ed è un reato difficile da verificare nella quantificazione del danno, ma certamente è un reato che ha una serie di effetti indiretti particolarmente negativi sull'aspetto dell'economia. E questa caratteristica, diciamo, di essere un reato di difficile emersione rende poi il problema di stabilire come poter operare e come utilizzare, quali strumenti utilizzare per contrastare, grazie professore gentilissimo, per contrastare la corruzione. Dicevo che non ci sono dati precisi, però c'è una stima della Banca Mondiale, che è un organismo economico. La corruzione è studiata più che dai giuristi, soprattutto dagli economisti, perché gli effetti sul sistema economico della corruzione sono particolarmente importanti, perché è una sorta, lo dicevo prima, come se fosse una sorta di doping. Il sistema economico non funziona secondo le regole ordinarie, viene inserito un meccanismo che cambia le regole, ma non ha effetti positivi, ha effetti negativi. Secondo la Banca Mondiale, dicevo, che è uno dei maggiori studiosi dell'economia del mondo, ci sarebbe una differenza, utilizzo il condizionale perché è un'ipotesi, fra le imprese che operano in mercati corretti e le imprese che operano in mercati corrotti. Se ci pensate, si tratta di cambiare una vocale. E questa differenza, secondo la Banca Mondiale, è pari al 25%, cioè le imprese che operano in mercati corretti crescono il 25% in più rispetto alle imprese che operano nei mercati corrotti. Se questa stima fosse vera, probabilmente è una stima esagerata, ma è certamente parzialmente vera, pensate quanta perdita dal punto di vista economico c'è per le imprese che sono costrette ovviamente a guadagnare meno. Non sarà il 25, sarà il 10, sarà il 5, sarà l'8, ma stiamo parlando di grandissime cifre. E allora in tutti gli stati del mondo si è posto il problema di contrastare la corruzione. Anche qui noi spesso abbiamo una logica assolutamente un po' provinciale e pensiamo che la corruzione sia un problema solo del nostro paese. Assolutamente falso. Della corruzione si occupano le più grandi organizzazioni internazionali. La corruzione è un po' come le mafie, è uno di quei flagelli, è uno dei problemi considerati un problema internazionale, e proprio perché è un problema internazionale, un problema che va affrontato anche con la logica internazionale. Per esempio l'ONU, che tutti sapete essere la principale organizzazione del mondo, o il Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione a latere dell'Unione Europea, che è più ampia dell'Unione Europea, hanno stipulato una serie di convenzioni in cui l'oggetto specifico è proprio la lotta alla corruzione. In particolare l'ONU nel 2003 ha stipulato una convenzione, detta Convenzione di Mérida, che è stata fatta in Messico, che in assoluto è uno degli stati più corrotti che esistono al mondo, purtroppo, e in questa convenzione si è posto il problema della corruzione come uno dei mali da provare a sconfiggere, individuando anche quali sono i possibili strumenti da mettere in campo. E qui qualche cosa sugli strumenti da mettere in campo. Ovviamente qui si rischia di essere eccessivamente tecnici e cercherò di dire, diciamo, nel modo meno tecnico possibile quali sono le cose da fare, che si potrebbero fare nei confronti della corruzione, perché in teoria le soluzioni ci sono, nella pratica, quando le soluzioni vanno poi adottate, è molto più complicato. Ovviamente in primo luogo la corruzione è un reato, ed è un reato abbastanza grave, devo dire non lo era fino a un certo punto nel nostro ordinamento, ma negli ultimi anni, grazie a una serie di leggi, la corruzione è stata sempre punita in modo più grave e significativo,
E quindi, essendo un reato, il primo aspetto, il primo modo per poter contrastare la corruzione è la repressione, dal punto, utilizzo questo termine brutto, ma diciamo per intendere l'intervento del giudice penale. Cioè, corrotti e corruttori devono essere scoperti e devono essere condannati. Il primo approccio è certamente quello repressivo, quello della giustizia penale. Si fanno le indagini, emerge la commissione dei reati e una volta emersa la commissione dei reati, ovviamente dopo un processo, un regolare processo, i soggetti vengono condannati. E nell'ultimo periodo, grazie diciamo a una serie di leggi intervenute nel precedente Parlamento e anche di recente proprio in questi giorni, un po' di giorni fa, si sono anche inasprite significativamente le pene, non solo le pene personali, cioè il carcere, ma anche le pene accessorie, quelle cioè che fanno sì che un soggetto condannato per corruzione venga allontanato definitivamente dalla pubblica amministrazione, come giusto che sia, o non possa più partecipare al sistema degli appalti. Quindi il sistema della repressione è fondamentale, perché anche è evidente che una repressione che funziona ha anche un effetto deterrente. Se io sono un corrotto e un corruttore, so che la giustizia penale funziona e so che tutti, se per ipotesi tutti i corrotti e corruttori venissero scoperti, arrestati e condannati, ovviamente questo avrebbe un effetto deterrente particolarmente significativo. Ma qui sorge il primo problema, che è il problema dei problemi. Noi non sappiamo quanta corruzione c'è davvero nel paese. Se oggi noi volessimo sapere quanti furti di autovetture si verifica, sarebbe semplicissimo, basterebbe fare un conto matematico, l'elenco delle denunce. Del resto tutti sapete che ogni tanto, diciamo, a cadenza periodica vengono fatte le statistiche, proprio perché c'è un reato che viene denunciato. Poi purtroppo sappiamo che i soggetti che vengono arrestati sono vengono condannati, sono una piccolissima parte di quelli dei furti che avvengono. Però noi siamo in grado di sapere quanti furti avvengono, così come siamo in grado di sapere quanti omicidi ci sono, più o meno siamo in grado, anzi sicuramente siamo in grado di sapere quante rapine ci sono, forse gran parte delle estorsioni, eccetera. Una serie di reati, noi abbiamo la certezza di dire quanti reati ci sono. Per la corruzione no, per la semplice ragione che non c'è nessuno che denuncia la corruzione. Perché abbiamo detto prima, il corrotto e il corruttore fanno un contratto, nessuno dei due ha interesse a far emergere la corruzione, e la corruzione è un reato che si fa, diciamo, di nascosto, quindi non lascia testimoni o sono assolutamente eccezionali. Noi non sappiamo quanta corruzione c'è nel paese, e se guardassimo i soli numeri dei processi, tutto sommato penseremmo che i fatti di corruzione non sono neanche così eclatanti, perché i numeri dei processi italiani non sono nemmeno particolarmente rilevanti. Ma se noi aggiungiamo due valutazioni, cioè verifichiamo quello che emerge all'interno dei processi e utilizziamo altri strumenti di rilevazione della corruzione, ovviamente raggiungiamo risultati diversi. Faccio un esempio. Quando è emerso uno dei processi più importanti, un fatto di corruzione fra più importanti verificati in Italia, quello di Mafia Capitale, che ha riguardato il Comune di Roma e che ha visto, diciamo, una serie di dipendenti, consiglieri comunali, dirigenti, assessori, persino un sindaco, oggetto di indagini penali per fatti di corruzione, è emerso che queste vicende andavano avanti da lunghissimo tempo. Il processo, le indagini, gli arresti ci sono stati nel 2014, ma sono emersi in alcuni settori vicende di corruzione che datavano a 10 anni prima. Il che significa che se nel 2014 è stato fatto il processo, nel 2009 il processo non era stato fatto, ma la corruzione c'era, solo che non era emersa. Leggendo i fatti, soprattutto le indagini di corruzione, molto spesso, quasi sempre, evidenziamo sistemi di corruzione che vanno avanti da tempo, ed è la prova provata che i processi non sono in grado di stabilire quanta corruzione c'è nel paese. E poi ci sono un'altra serie di indicatori, su questo ovviamente non voglio tediarvi con, diciamo, questioni anche un po' tecniche, una serie di indicatori che servono a verificare la corruzione. Per esempio, ogni anno, credo qualcuno di voi è capitato di sentirlo, Transparency International, una delle più grandi organizzazioni non governative al mondo, fa
una classifica della corruzione di tutti i paesi del mondo. Una classifica della corruzione che, attenzione, non è fondata sui fatti veri di corruzione, perché Transparency non ce li ha, non è che Transparency può avere i dati che non abbiamo noi, non ce li ha nessuno. Su una serie di sondaggi e su una serie di attenzioni che sono quelli della cosiddetta corruzione percepita, cioè loro verificano, soprattutto in soggetti che abbiano una serie di caratteristiche, se questi soggetti sentono o meno, che percezione hanno nel paese della corruzione, e ne fanno una graduatoria con una serie di strumenti. Si tratta di un sistema che va avanti dal 1995, oggettivamente criticabile per molti aspetti, ma un sistema che poi è abbastanza coincidente con tutta un'altra serie di dati, e in quel sistema, per esempio, l'Italia emerge come un paese che ha un livello di corruzione particolarmente elevato. Un paese che ha un livello di corruzione particolarmente elevato, sia pure negli ultimi anni l'Italia ha recuperato numerose posizioni, dal 2013 al 2019 ha recuperato ben 16 posizioni, ma è certamente ancora un paese che si trova in una posizione tutt'altro che eccezionale, 53esimo su 150 stati. Non è un risultato, diciamo, eccezionale, soprattutto è sest'ultimo in Europa, quindi è comunque in una posizione di retroguardia in Europa, anche se nel 2013 era l'ultimo dei paesi europei sul livello di percezione della corruzione. Questo per dire che la repressione penale non è in grado di cogliere tutti gli aspetti, diciamo, della corruzione. E allora dal 2012, proprio grazie alle convenzioni internazionali, l'Italia ha messo in campo una nuova strategia di contrasto alla corruzione, che è quella della prevenzione, che è la ragione per la quale è stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si occupa della prevenzione. Ovviamente non ho nessuna voglia, diciamo, di infliggervi lezioncine su come funziona l'Autorità Nazionale Anticorruzione, o di scendere nello specifico su che cos'è la prevenzione della corruzione, se non dare dei cenni e giungere alle conclusioni. Qual è l'idea della prevenzione della corruzione? L'idea della prevenzione della corruzione è che, così come esistono, diciamo, altri settori in cui c'è un rischio, si può intervenire nei confronti del rischio e cercare di sterilizzare il rischio. Per esempio, esiste in materia di infortuni sul lavoro una situazione di rischio. Se io salgo su una impalcatura senza mettere il casco, o senza che attorno all'impalcatura ci sono le adeguate protezioni, è evidente che può succedere nulla. Anzi, in passato non succedeva nulla, lo facevano tutti così, ma è evidente che se io creo condizioni di minore pericolosità, si riducono gli infortuni sul lavoro. E l'idea è quella di considerare la corruzione un rischio, cioè verificare all'interno delle amministrazioni dove ci possono essere i rischi di maggiore corruzione e provare a incidere sulle cause del rischio. È un argomento non semplicissimo da poter essere apprezzato, ma proverò a spiegarlo, diciamo, in modo un po' più banalizzante. La corruzione è certamente un comportamento individuale, cioè chi sceglie di essere corrotto e corruttore lo fa perché probabilmente è un disonesto, ma la corruzione è anche un meccanismo che si inserisce in un sistema. Moltissime volte, ovviamente questa può essere anche una scusa, quando vengono arrestati i corrotti la prima cosa che dicono è: ma noi non avevamo tante alternative, nel nostro ufficio lo facevano tutti. O peggio ancora, quando si verificano fatti di corruzione, quasi sempre quei fatti di corruzione si sposano a una situazione di gravi irregolarità dell'amministrazione. Nel sistema di gravi irregolarità dell'amministrazione c'è poi qualcuno che sostanzialmente utilizza le gravi irregolarità per provare a sfruttarle. Allora l'idea della prevenzione della corruzione è l'idea di incidere sui fattori di rischio, limitando i fattori di rischio e provando a evitare la corruzione. Tutto sommato è un'idea che ha anche una sua ragion d'essere. Se noi preveniamo la corruzione, a prescindere dal fatto di quanta corruzione c'è, noi possiamo ottenere comunque il risultato. Nessuno oggi penserebbe, per esempio, di dire: siccome non sappiamo che in un cantiere ci possono essere degli infortuni, non diamo i caschi agli operai.
E questo è un meccanismo, per fortuna, che è stato superato. Oggi, quando si entra in un cantiere, l'imprenditore è tenuto, poi non sempre lo fa, ma è tenuto a utilizzare una serie di cautele molto rigorose per poter far lavorare gli operai. E il sistema della prevenzione della corruzione sostanzialmente è questo, e si articola, ovviamente lo dico molto velocemente perché qui si rischia di scendere nel tecnicismo, si articola attraverso tre meccanismi, cioè l'idea che ogni amministrazione sia in grado di stabilire quali sono le aree di rischio. In ogni amministrazione è previsto che sia la stessa amministrazione a fare una sorta di autovalutazione per stabilire quali sono le aree di rischio e indicare i rimedi. E tutto questo deve essere reso pubblico attraverso un piano della prevenzione della corruzione. Tutte le nostre amministrazioni pubbliche si devono dotare di un piano di prevenzione della corruzione, tutte le amministrazioni pubbliche devono avere un referente che è responsabile della prevenzione della corruzione, che si deve occupare del piano. Quindi il primo passaggio è una sorta di autodiagnosi che viene fatta all'interno delle amministrazioni. Il secondo passaggio, che è quello molto importante, che rappresenta lo strumento più forte di prevenzione della corruzione, è la trasparenza. La trasparenza rappresenta dovunque lo strumento principale di prevenzione della corruzione. Perché se noi abbiamo detto che la corruzione è un reato che tende a nascondersi, la trasparenza è tutto quello che fa emergere. Non esiste un fatto di corruzione che non comporti anche un'irregolarità. Se per esempio, diciamo, in un comune gli appalti vengono dati sempre in modo irregolare e fra l'altro sempre alle stesse persone, attraverso un meccanismo di trasparenza del sistema degli appalti pubblici i cittadini sono in grado di sapere il sindaco, l'assessore o il dirigente a chi dà l'appalto, e se lo dà sempre alle stesse persone, certamente è un meccanismo sospetto. Noi dal 2013 abbiamo un meccanismo di trasparenza molto forte, forse molti non lo sanno nemmeno, tutti gli enti pubblici, compreso le scuole, devono dotarsi del sito amministrazione trasparente, all'interno del quale devono indicare una serie di informazioni che i cittadini possono verificare da casa in sistema open data e quindi indicizzabili, con la possibilità di fare le ricerche direttamente attraverso i motori di ricerca, per conoscere una serie di informazioni delle attività delle pubbliche amministrazioni. E questo dovrebbe stimolare il controllo più importante, il controllo dei cittadini. Nei paesi in cui è basso il livello di corruzione, per esempio i paesi del nord Europa, non sono paesi nei quali funzionano particolarmente bene le indagini penali, sono paesi nei quali funziona bene il controllo dei cittadini. C'è un termine anglosassone che è difficile persino da tradurre in italiano, che si chiama accountability, che significa, semplificando in italiano, dar conto, ma ha un significato molto più pregnante nel mondo anglosassone. Attraverso la trasparenza chi esercita il pubblico potere dà conto ai cittadini di come lo esercita, e la trasparenza rappresenta uno strumento indispensabile per consentire ai cittadini di svolgere il controllo nei confronti delle istituzioni. Io so che, diciamo, rispetto a queste indicazioni spesso c'è grande scetticismo, dice ma figuriamoci, ma quale trasparenza? E invece noi abbiamo, perché l'autorità è l'organismo che deve controllare queste norme, così come i piani, anche la trasparenza, abbiamo verificato il livello di accesso dei cittadini all'amministrazione trasparente. Abbiamo accertato che sono moltissimi i cittadini che accedono, l'abbiamo fatto su tutte le più grandi città del paese, devo dire in modo diverso al nord e al sud purtroppo, ma c'è un grande interesse non solo a capire quanto guadagna il sindaco o qual è il titolo di studio che ha, perché questo tutto sommato è utile, ma può sembrare voyeurismo e basta, a capire soprattutto come vengono dati gli appalti, come vengono dati gli incarichi, come vengono date le consulenze, cioè quei luoghi dietro i quali si possono nascondere fenomeni di malaffare. E lo stimolo della trasparenza è un meccanismo che consente anche ai cittadini la partecipazione. E ultimo presidio contro la corruzione è il cosiddetto conflitto di interessi, cioè quello di intervenire sui meccanismi dell'amministrazione di conflitto di interessi che possono generare la corruzione. Che cos'è il conflitto di interessi?
Conflitto di interessi è quando un soggetto opera come soggetto pubblico, ma indirettamente su quella stessa vicenda di cui si occupa ha un interesse privato. L'esempio classico: io sono nell'ufficio acquisti di una grande ente pubblico e compro i bicchieri di plastica dall'azienda di mio figlio, di mia moglie, della mia fidanzata, di mio nipote o di un'altra persona con la quale ho un rapporto sistematico. Il conflitto di interessi rappresenta uno strumento tipico che genera fatti di corruzione, e impedire il conflitto di interessi o rendere trasparente il conflitto di interessi ha minori effetti, diciamo, sulla corruzione. Queste non sono chiacchiere, perché capita spessissimo, per esempio nel mondo della sanità, che acquisti di beni indispensabili, per esempio di recente c'è stata un'indagine di una procura meridionale che ha evidenziato che gli acquisti di protesi ortopediche venivano fatte da un primario particolarmente importante dall'azienda della fidanzata, dell'amante, che evidentemente era un meccanismo chiaramente corruttivo, perché consentiva al di fuori delle gare a quell'azienda di vendere le protesi, fra l'altro a un prezzo anche maggiore. Attraverso l'emersione del conflitto di interessi si cerca di evitare, diciamo, ulteriormente la corruzione. Ovviamente si tratta di meccanismi non semplici da spiegare, ma chiudo ribadendo questo dato. L'idea della prevenzione della corruzione è l'idea di un paese che vuole cercare di impedire che la corruzione si verifichi, soprattutto per evitare che il paese venga depauperato di quelle risorse che la corruzione invece ci depaupera, quello che cagiona la fuga dei cervelli, quello che cagiona il problemi, diciamo, di investimento in materia di ricerche. E sicuramente la prevenzione della corruzione è una di quei farmaci il cui effetto è anche meno visibile, perché noi non sapremo mai se, messo in campo una prevenzione della corruzione, non essendosi verificata la corruzione, questo è dipeso dalle regole che hanno funzionato o dal fatto che semplicemente i corrotti l'hanno fatta franca. Ma c'è un dato, ed è un dato di speranza tutto sommato nel nostro paese, perché da quanto funziona questo meccanismo di prevenzione della corruzione, che sono gli ultimi 5 anni, l'Italia ha guadagnato i 16 posti famosi nella classifica di Transparency International. L'Italia cioè viene considerata, ovviamente un paese ancora particolarmente corrotto, ma un paese che sta mettendo in campo le risorse per provare a arginare la corruzione. Arginare, non sconfiggere. Non esistono paesi a corruzione zero, il problema è quello di arrivare a paesi che hanno un tasso di corruzione eccezionale e non un tasso di corruzione sistematica come quella che purtroppo nel nostro paese ancora c'è. Non si sente? Ah, ecco. Dicevo, ringrazio il dottor Cantone per la sua affascinante, avvolgente presentazione su argomenti che sono così attuali per noi. Ci sembra sempre di conoscere gli argomenti, ma i veri risvolti di quello che succede ci sorprendono e ci affascinano sempre. Ci sono delle domande? Prego. Grazie per la bella lezione. Dottore, cosa ne pensa della figura dell'agente provocatore per scoprire fenomeni corruttivi? Grazie. Ma io sono assolutamente contrario all'agente provocatore. Proviamo a capire chi è l'agente provocatore. L'agente provocatore è colui che va a offrire la tangente, ovviamente in modo semplificatorio, perché poi le cose sono molto più complesse, però semplificando, l'agente provocatore è colui che va a offrire la tangente al politico, all'amministratore. Allora, se ci pensiamo, questo non sta andando a scoprire la corruzione, sta creando un'ipotesi di corruzione nuova. E non credo che abbiamo bisogno di creare ipotesi di corruzione nuova, ne abbiamo tantissime da scoprire. E poi è molto pericoloso, perché la corruzione, questo è un fatto tecnico, ma è un fatto tecnico da dire, la corruzione nel nostro sistema si consuma, cioè il reato diventa, diciamo, si verifica, accade
non col pagamento della tangente, con la sola accettazione della promessa. Se io mi rivolgo ad un soggetto, a un pubblico amministratore, gli dico: senti, ti do 1.000 euro perché tu compri da me la fornitura dei bicchieri, e lui accetta senza che io gli ho dato neanche un centesimo, e lui mi ha dato neanche un centesimo, già la corruzione si è verificata. Lei immagini, diciamo, quanto questo sia rischioso, soprattutto in fenomeni nei quali l'offerta non è un'offerta vera. Quindi io credo che sia una di quelle cose molto pericolose, che rischia di essere strumentalizzata e che crea fatti di corruzione nuova rispetto a fatti di corruzione che abbiamo. Ben diverso invece dall'agente provocatore è l'agente sotto copertura. L'agente sotto copertura invece è colui che si inserisce in un'attività già in corso e guarda, non stimola la corruzione. Ovviamente l'agente sotto copertura è particolarmente utile in quelle ipotesi di corruzione organizzata. Lei immagini se noi avessimo avuto la possibilità di avere un agente infiltrato nelle indagini di Mafia Capitale. Che cosa avrebbe potuto vedere più di quanto si sia scoperto? Allora, l'agente infiltrato non crea la corruzione, la verifica e aiuta a scoprirlo. Perché noi su un punto dobbiamo essere, diciamo, chiari. Tutti i fenomeni, anche più gravi, devono essere vinti senza mai mettere in discussione le nostre regole di democrazia, che non servono a tutelare solo i delinquenti, ma servono a tutelare tutti i cittadini, perché i modi attraverso cui un soggetto può essere, diciamo, destinatario di indagini penali sono i più vari, e le garanzie servono a tutti i cittadini e non dobbiamo mai arretrare. Quindi dobbiamo trovare meccanismi come quello dell'agente sotto copertura che non mettono in discussione i principi della nostra democrazia, ma che siano realmente efficienti. E infatti la legge ultima, la legge, il decreto, diciamo, la legge cosiddetta spazza corrotti, termine che a me non piace perché è brutto, ha introdotto l'agente sotto copertura, cioè il soggetto che si può inserire in un sistema e che può andare a verificare il verificarsi di fatti di corruzione. Ci sono altre domande? Prego. Lì sopra c'è quel signore. Buongiorno. Io volevo chiedere, prima della riforma Bassanini, tutti i piccoli comuni, ma non solo i comuni, anche le ASL. Ma si sentiva bene? Non adesso. No, adesso non si sente più. Grazie. Diciamo, c'era il Comitato Regionale di Controllo, cui tutti gli atti dei comuni, degli enti locali in genere, andavano, e diciamo c'era un controllo maggiore sulle spese, sulle delibere che venivano fatte, e ho notato che da allora, non essendoci più il Comitato Regionale di Controllo, diciamo che nei piccoli enti, nei piccoli comuni ha preso piede una corruzione maggiore rispetto a prima. Io ho potuto constatare che se ci fosse un comitato regionale di controllo per la verifica degli atti, le varie amministrazioni starebbero un po' più attenti, ci sarebbe un controllo maggiore. Se ciò non fosse possibile, non so, si dovrebbe pensare a un comitato regionale di controllo adatto ai tempi moderni, nel senso di costituire un pool di persone che a campione, eccetera, vanno nei vari comuni e fanno le dovute verifiche, no? Perché questo non succede? Ma io, scusi, sì. Voglio chiedere, si potrebbe qualificare per cortesia? Come? Si potrebbe qualificare? Sì, io sto qui, diciamo, per caso, nel senso che... No, ma per carità, non, sì, ha tutto il diritto di starci. Io sono ingegnere e ci ho avuto un'esperienza plurima, nel senso che ho cominciato a lavorare a Roma, qui nel 1980 ho lavorato in cantiere. Poi ho avuto uno studio tecnico a livello privato, dopodiché ho lavorato negli enti locali, nella Guida Montana. Ma, diciamo, poi ho capito la domanda, se provo a risponderle, perché sì, diciamo, quello grazie. Che lei pone è un tema molto interessante, ovviamente molto tecnico.
io distinguerei i comitati di controllo, perché diciamo rischiamo di scendere nel tecnico, i comitati di controllo non hanno dato una grande prova di sé. I comitati regionali di controllo, sia quelli sugli enti regionali sia sugli enti comunali, erano molto politicizzati e spesso erano gli stessi comitati regionali di controllo che avevano fatti corruttivi, e quindi io credo che l'abolizione di quei comitati sia stata una cosa giusta, perché erano controlli spesso assolutamente burocratici e fra l'altro venivano fatti con una logica spesso politica, proprio perché quei comitati non erano tecnici, erano organismi di tipo sostanzialmente politico. Quello che lei invece dice mi sembra assolutamente convincente, cioè l'idea di creare meccanismi di controllo che sono meccanismi di controllo, diciamo, soprattutto sugli enti locali, perché spesso sugli enti locali non c'è nessun meccanismo di controllo se non quello di rivolgersi ai giudici, al TAR, al Consiglio di Stato. Il problema degli organi di controllo ovviamente è il problema di individuare organi di controllo che siano efficienti, che non siano l'ennesimo appesantimento burocratico, e il problema che non siano essi stessi un ulteriore strumento di corruzione. Fin da sempre una delle domande che ci si poneva è: chi controlla i controllori? Perché purtroppo noi abbiamo visto come nel sistema a volte anche i controllori, persino i magistrati, sono stati oggetto di indagini per fatti corruttivi. Allora io sono assolutamente d'accordo sulla opportunità di ripristinare sistemi di controllo. Ovviamente dovremmo trovare controlli indipendenti e tecnici, non controlli che siano politici e non indipendenti e che rischino essi stessi creare corruzione. Però, se in linea di principio io sono d'accordo, le posso però dire che nei paesi in cui è bassa la corruzione non è che prevedano meccanismi di controllo particolarmente stringenti. Il controllo che funziona nei paesi in cui è basso il livello di corruzione è il controllo dei cittadini, perché quello è quello più diffuso. Il controllo di cui dice lei è il controllo sostanzialmente anche random, casuale, è quello che per esempio la Guardia di Finanza fa nei confronti dell'evasore fiscale. Ora, io credo che noi abbiamo una polizia finanziaria fra le migliori al mondo, ma l'evasione fiscale non l'abbiamo sconfitta, perché in un anno si potranno controllare 1000 obiettivi, una goccia nel mare. E quindi voglio dire, il rischio vero è quello di creare poi un meccanismo di disparità: quelli controllati perfetti, tutto il resto la fanno franca. E perciò che nei paesi più evoluti il meccanismo di controllo che funziona è quello diffuso dei cittadini. Le racconto un aneddoto, ma un aneddoto fino a un certo punto. Un giorno in autorità è venuto, io lo racconto sempre perché questa è una cosa che mi ha fatto pensare più a me del fatto in sé. Un giorno è venuto in autorità il ministro della funzione pubblica della Svezia, che è l'organismo che si occupa di corruzione in Svezia. Lui era venuto in Italia per una visita, diciamo, di Stato, e chiese anche di incontrare l'autorità anticorruzione. Io incontrai questo signore, che venne per sapere che cosa stava facendo l'Italia in materia di ingresso dei migranti. Era il periodo in cui c'era un'emergenza molto forte. La Svezia aveva accolto un numero considerevole, meno ovviamente dell'Italia, di richiedenti asilo, e si preoccupava del fatto che ovviamente, avendo dovuto fare delle spese molto significative, non le aveva programmate, non poteva fare gli appalti, doveva utilizzare regole di emergenza, e si preoccupava, così come andrebbe fatto, che c'erano rischi di corruzione e voleva sapere che cosa succedeva in Italia. E mi fece tutta una serie di domande molto approfondite, anche molto competenti. Devo dire, un po' anche un paradosso, perché la Svezia è fra i paesi meno corrotti al mondo. È come se un professore universitario andasse in una classe elementare a chiedere una spiegazione, il professore è un fisico, andasse in una scuola elementare a chiedere una spiegazione di fisica a uno studente delle scuole elementari. All'esito di questa discussione io però gli dissi: scusa, ma mi fai capire voi che cosa fate? Perché la Svezia certamente la corruzione ce l'hanno tutti, ma poca. Perché? Dice: voi cosa fate? E lui mi rispose: niente. Poi aggiunse: trasparenza, trasparenza, trasparenza. E mi disse: se io questa penna, avevo una penna in mano, la compro un euro un anno e l'anno dopo la compro un euro e un millesimo, vengono fuori la porta della mia stanza e vogliono sapere perché io ho pagato un millesimo in più, visto che loro quel millesimo in più non l'hanno pagato. E queste regole, dice, a noi fanno molto più paura di qualunque tipo di controllo. E allora io, diciamo, incuriosito
Mi sono posto la domanda, ma la Svezia da quanto tempo ha un regime di trasparenza nel suo paese? E ho scoperto una cosa che è dell'incredibile. La Svezia è una monarchia, non è una repubblica, ancora oggi è una monarchia. Una monarchia illuminata, ma è una monarchia. Lei sa la Svezia in che anno ha fatto la prima norma che consente ai cittadini di accedere alle informazioni pubbliche? Nel 1766. Lo sa la prima norma nel nostro paese che ha aperto un minimo di trasparenza? Assolutamente ridicola, perché la vera trasparenza è cominciata nel 2013. Ma la prima norma che ha consentito quello che si chiama l'accesso agli atti amministrativi, che però non era trasparenza, nel nostro paese quando è stata fatta? Nel 1990, 2 secoli e mezzo dopo. Allora io mi chiedo, ma perché dobbiamo pensare sempre di burocratizzare e introdurre meccanismi di controllo che rischiano di non funzionare? Il vero controllo che funziona è il controllo dei cittadini. Il vero controllo è quello diffuso che si riesce a fare su tutto. Se all'interno di un comune le opposizioni fanno il proprio dovere, il mondo associativo è interessato a sapere come funzionano gli appalti. Questi controlli funzionano molto meglio di qualunque altro Coreco. Ovviamente richiedono una cultura civica che ha bisogno di tempi, però loro ce l'hanno dal 1766, noi dal 2013. C'è tempo per un'altra domanda? Poi salutiamo il nostro oratore. Prego. Buongiorno, Gioia Di Mattia dell'Asterisco. Che ne pensa del progetto di riforma del codice degli appalti del nuovo governo? Dove sta? Scusi, non la... Eccola. Ah. Ma guardi, per pensare bisognerebbe leggerlo il progetto, perché diciamo, questa è un'altra un po' delle cose all'italiana. Di questo progetto del codice degli appalti si legge dal giorno dopo in cui il governo ha cominciato a operare. Nessuno l'ha ancora mai visto. Viene annunciato, ma non c'è, quindi io non sarei in grado di darle indicazioni su qualcosa che non c'è. Io le dico solo una cosa che credo moltissimo. I soldi pubblici non possono essere spesi come i soldi privati. Se io sono un imprenditore privato e decido di ristrutturare la mia casa, faccio quel che voglio. Con i soldi pubblici questo non è possibile. Fra l'altro, se io sono un imprenditore privato, starò molto attento a come spendo i soldi. Non abbiamo nessuna certezza invece che gli amministratori pubblici lo fanno, ed è perciò che c'è bisogno di procedure chiare e trasparenti, perché attraverso le procedure chiare e trasparenti si possono tentare di evitare i fatti di corruzione. Quando qualcuno dice diamo mano libera agli amministratori pubblici, noi l'abbiamo visto in passato che cosa è capitato con le mani libere agli amministratori pubblici. Io su questo sono molto perplesso, però siccome non c'è ancora un progetto, discutiamo, diciamo, di cose che non esistono. Quando ci sarà un progetto lo verificheremo. Grazie ancora. E naturalmente voi avete vostro break, ci vediamo fra una mezz'oretta, grazie. Sono andato un po' lungo, però
po' di attenzione. Un po' di attenzione, prego. Allora, la seconda parte della mattinata è dedicata allo Stato. Lo Stato nella sua forma, nella sua essenza, nelle sue basi fondamentali. A parlare di questo argomento ci abbiamo, non so trovare le parole all'altezza. Il dottor Cassese è un giurista di fama internazionale. Si è laureato alla Normale di Pisa, ha insegnato, mi diceva, per 50 anni in molte università italiane, fra cui la Sapienza, l'Università di Urbino, Napoli, all'Università degli Studi Suor Orsola di Benincasa in Napoli, alla Luis Guido Carli di Roma. C'ha un innumerevole elenco di visiting professor, laurea honoris causa, chi più ha più ne metta. Però mi ha anche pregato di essere estremamente conciso e concludo con questo. È autore di almeno 50 libri, ma chi volesse avere le sue referenze può trovarle tranquillamente in rete, quindi io non mi dilungo oltre. Volevo soltanto dire che per noi è un grande onore sentire, avere la sua presenza qui e sentire le sue parole. Credo che alla fine dell'esposizione avremo qualcosa da ricordare e quindi lascio tranquillamente la parola al professore emerito, giudice della Corte Costituzionale. Bene, se ci sarà qualche cosa che ho omesso sarà lui che la preciserà. Prego. Grazie. Posso, prima di parlare, posso chiedere a qualcuno di quelli che stanno lontano di mettersi un po' più vicino qui, di venire qui. Ci sono due file libere qui e non ci sono né cardinali né prefetti né giudici della Corte Costituzionale che di solito occupano le prime file. Quindi se qualcuno volenteroso vuole spostarsi e occupare queste prime file, lo auspicherei. Dunque, potete farlo mentre io parlo, insomma, intanto. C'è solo un... Le diamo il primo premio per questo. Dunque, voi sapete che di questi tempi la parola Stato è molto diffusa. Pensateci un momento, il Presidente degli Stati Uniti sta costruendo una barriera per proteggere gli Stati Uniti d'America nei confronti di un altro Stato che è il Messico, che confina, come voi sapete, al sud con gli Stati Uniti. Il governo italiano ha recentemente tenuto su una nave militare italiana in un porto italiano un certo numero di immigrati, non facendoli sbarcare, sempre nel nome dello Stato, perché per proteggere i confini dello Stato italiano ha voluto impedire temporaneamente, per motivi che non sto a spiegarvi qui, lo sbarco di queste persone. In molti altri paesi si invoca il nazionalismo, ora si dice sovranismo, da sovranità dello Stato, per difendere lo Stato nei confronti di altri Stati. E la storia più interessante, più complessa, è quella che sta oggi vivendo l'Irlanda. Voi forse sapete che l'Irlanda è un'isola. Quest'isola è occupata per una larga parte da uno Stato che si chiama Irlanda, Repubblica di Irlanda. Per un sesto di quest'isola, però, il territorio è occupato
tra la cosiddetta Irlanda del Nord e impropriamente definita anche Ulster, che è parte del Regno Unito. Se il Regno Unito, la popolazione che vive su quest'isola ha avuto una sanguinosa storia di conflitti territoriali e nazionalistici che si sono risolti 20 anni fa con un accordo. L'accordo è che tra questi due stati, quindi la Repubblica d'Irlanda e quel pezzo dell'isola d'Irlanda che fa parte del Regno Unito, non vi fosse una barriera fisica come frontiera e quindi che ci fosse la libera possibilità di passare da una parte all'altra dell'isola. Se il Regno Unito esce dall'Unione Europea, di cui oggi il Regno Unito è parte, naturalmente bisognerebbe ripristinare la frontiera, perché altrimenti vi sarebbe una libertà di passaggio tra un pezzo dell'Unione Europea, perché la Repubblica d'Irlanda fa parte dell'Unione Europea, e un pezzo di Regno Unito che non farebbe più parte dell'Unione Europea. E questo problema, che è un problema che con una parola che risale al cricket gli inglesi chiamano backstop, questo problema è il maggiore problema oggi in Europa che deriva dalla cosiddetta Brexit, cioè dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ed è un problema che riguarda 499 chilometri di frontiera tra un sesto dell'isola Irlanda e la restante parte dell'Irlanda, ripeto, parti di due stati diversi. Nonostante che sia così importante lo Stato e quindi la frontiera degli Stati, le frontiere degli Stati, però la parola Stato non è una parola diffusa in tutto il mondo. Se voi andate in Germania vi capiranno se voi adoperate l'espressione der Staat, lo Stato, o in Francia l'État, o in Spagna el Estado, o in Italia lo Stato. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America e dite the state, loro mica pensano che voi state riferendo agli Stati Uniti d'America. Se voi dite the state degli Stati Uniti d'America, loro penseranno al Delaware, al Wyoming, alla California. Perché? Perché la parola Stato indica un'entità per noi substatale, uno dei 50 stati degli Stati Uniti d'America. Tant'è vero che uno studioso americano, già nel 1931, quindi tanti anni fa, ha calcolato che la parola Stato ha assunto nel mondo ben 154 significati diversi, cosa che è dimostrata dalla circostanza che la maggior parte degli studiosi nel mondo adoperano la parola Stato facendolo seguire da un aggettivo che serve a qualificarlo: Stato democratico, Stato sovietico, Stato socialista, Stato liberale. Tutte espressioni che servono a dare un contenuto allo Stato. Ecco, vedete quindi che la parola Stato è oggi rappresenta una realtà molto importante, ma nello stesso tempo un concetto molto sfuggente ed ambiguo. Ed è questo il motivo per il quale io mi propongo di farvi una lezione che sarà articolata in tre parti. Nella prima cercherò di spiegarvi che cosa è, secondo la tradizione culturale dei paesi che lo Stato hanno coltivato, la Germania, l'Italia, la Spagna,
lo Stato, la seconda parte della lezione sarà dedicata invece a un tentativo di spiegarvi a quali tensioni oggi è sottoposto lo Stato, e la terza parte invece cercherà di spiegarvi quali sono stati nella storia i fattori di crisi dello Stato, perché lo Stato ha attraversato numerose crisi. E da ultimo cercherò di fare delle conclusioni cercando di, come dire, spiegare qualcosa relativo al futuro dello Stato. Allora, seguitemi in questo passaggio attraverso tre punti, il primo dei quali, come dicevo, riguarda il concetto di Stato, che cos'è la nozione di Stato, quali sono gli elementi costitutivi di uno Stato. Lo Stato ha, secondo la tradizione tedesca, italiana, spagnola, portoghese, tre componenti fondamentali. La prima componente dello Stato è un territorio. Non a caso gli esempi da cui sono partito riguardano tutti il territorio degli Stati Uniti d'America, il territorio della Repubblica d'Irlanda, il territorio dell'Unione Europea e così via. Il territorio è una parte geografica definita da una zona, una linea che noi chiamiamo frontiera. Le frontiere sono una caratteristica tipica degli stati. Negli imperi del passato, per esempio quello che è uno dei più antichi, quello di Roma, non c'erano frontiere, c'erano zone di frontiera. Che vuol dire? Qual è la differenza tra una frontiera e una zona di frontiera? Una frontiera è una linea indicata geograficamente e presidiata da forze di polizia, da controlli, in qualche caso una frontiera naturale, per esempio l'arco alpino in Italia, perché è difficile attraversare le Alpi, e nei posti dove si può attraversare ci saranno delle dogane, che sono i controlli della frontiera. La zona di frontiera dell'epoca romana era una cosa completamente diversa. Era un'intera regione, erano intere parti del territorio sulle quali si esercitava, per così dire, un controllo mobile, che servivano come una sorta di cuscinetto per dividere l'area dominata dall'impero di Roma da altre aree che normalmente i romani chiamavano quelle dominate dai barbari, perché erano barbari tutti quelli che non erano parte della civiltà romana. Ma ancora successivamente le frontiere sono state un fatto non attuale come quella che vorrebbe Trump, che addirittura vorrebbe mettere dei muri non valicabili dalle persone. In un famoso libro scritto da un intellettuale austriaco, di cui forse mi è noto il nome, Stefan Zweig, Die Welt von gestern, il mondo di ieri, un libro scritto nel 1941, se non ricordo male, Zweig racconta una cosa, è un libro che racconta le sue esperienze prima della Prima Guerra Mondiale e poi prima della Seconda Guerra Mondiale. Racconta questo, dice: quando io voglio stupire dei giovani, dico loro che io, prima della Prima Guerra Mondiale, ho viaggiato in tutta l'America del Sud e tutta l'India senza un passaporto. Ed anzi, quando viaggiavo non sapevo neppure che cosa fosse un passaporto. Che cosa vi vuol dire questo? Se voi pensate bene, oggi chi attraversa una frontiera ha bisogno di due autorizzazioni, quella dello Stato a cui appartiene,
che gli viene data attraverso l'emissione di un passaporto e quella dello Stato nel quale vuole entrare, che gli è dato dallo Stato nel quale vuole andare attraverso un visto, si chiama visto. Se voi volete andare negli Stati Uniti dovete avere il passaporto della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea Repubblica Italiana, ma dovete avere anche un visto che vi rilascerà non lo Stato italiano, ma l'ambasciata degli Stati Uniti, se siete a Roma, l'ambasciata degli Stati Uniti, scusate, il consolato degli Stati Uniti che ha sede a Roma. Questo indica concretamente che cosa vuol dire un territorio. Il territorio è quindi un'area geografica delimitata che non può essere attraversata, vi ho fatto l'esempio delle persone, ma non può essere neppure attraversata in principio da merci, oltre che da persone, tanto che per farle attraversare dalle persone ci vuole un passaporto e un visto, di regola, e invece per farlo attraversare dalle merci c'è bisogno di autorizzazioni doganali in modo tale che le merci possano passare da un luogo all'altro. Questo è il primo elemento dello Stato. Il secondo elemento dello Stato è costituito dalla popolazione, cioè da un aggregato di persone, da una comunità di persone. E il problema fondamentale è come si identifica questa comunità? Come facciamo a sapere, per esempio, che Trieste appartiene all'Italia? Ho fatto questo esempio perché voi non lo sapete, ma quando io ero studente, avevo la vostra età, si facevano le manifestazioni per Trieste italiana. Ci sono stati in passato degli stati che erano, i tedeschi dicono, Mehrsprachenstaaten, cioè stati con più lingue, il che vuol dire che la lingua non necessariamente è un elemento unificatore dello Stato. Per esempio la Costituzione italiana garantisce le minoranze linguistiche, quindi la stessa Costituzione italiana ammette che esistano minoranze linguistiche. Tra l'altro, non so se voi avete studiato mai la Costituzione, nella Costituzione italiana, a differenza di quella francese, non c'è scritto che l'italiano è la lingua dell'Italia, mentre in quella francese c'è. Quindi la lingua non necessariamente definisce una popolazione. E in Italia, come sappiamo, esistono minoranze linguistiche, insomma, c'è addirittura una zona dell'Italia nella quale è prescritto che le leggi siano scritte in tedesco e in italiano, no? E quindi, o ci sono zone del sud dove ci sono minoranze albanesi, per esempio in Calabria, che sono riconoscibili e per le tradizioni linguistiche e per certi tratti somatici di queste popolazioni. E allora si è posto per lungo tempo il problema di che cosa venga prima, cioè se la popolazione o se lo Stato. Forse voi avete studiato a lezione quella famosa frase «fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani». Che vuol dire questo? Vuol dire che non è che la nazione viene prima dello Stato, ma in questo caso lo Stato è venuto prima della nazione. D'altra parte, questa era una cosa nota, gli italofoni, cioè quelli che parlavano e capivano l'italiano al momento dell'unità, su 21 milioni di appartenenti, di abitanti della penisola, diciamo, dopo il 1861, erano il 2% soltanto. Quindi un'infima parte della popolazione parlava italiano. C'è un famoso libro, cioè un libro non famoso, ma che è noto a me, le memorie di un prefetto italiano che viene mandato a Palermo, il primo prefetto di Palermo comunicava con i siciliani parlando in francese, perché l'unica lingua in cui si capivano era il francese, perché
perché i siciliani parlavano quello che noi oggi chiameremo un dialetto, che in realtà era una lingua diversa dalla lingua che parlava questo signore che veniva dal Piemonte. Eppure questa era già l'Italia unita, cioè l'Italia dopo il 1861. Quindi c'è un secondo problema che è stato affrontato dagli stati, che è quello di che cosa unisce una popolazione, che cosa fa sì che, perché il Trentino Alto Adige è parte dell'Italia, per esempio, perché Trieste è parte dell'Italia, perché la Sicilia è parte dell'Italia. La Sicilia ha avuto un movimento autonomistico, indipendentistico nel 1946-47, talmente forte che lo statuto della regione siciliana fu scritto come norma costituzionale prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana e poi doveva essere, come dire, modificato dopo l'adozione della Costituzione, ma l'Assemblea Costituente terminò i suoi lavori e non riuscì ad adeguarlo alle norme costituzionali. Per farvi capire quali sono le forze, come dire, che fuggono dal centro di una nazione. E di qui la ricerca di altre spiegazioni di ciò che unisce una nazione e una popolazione. Per esempio l'idea che sia unita una popolazione da un comune passato, da una comune storia, oppure che sia unita da comuni interessi. Vedete quindi che il primo elemento è un elemento discusso, quello del territorio, il secondo elemento, quello della popolazione, è anch'esso un argomento sottoposto a dibattito e a discussione, e poi veniamo al terzo elemento costitutivo dello Stato, che è la sovranità. Che cos'è la sovranità? La sovranità è un potere che non riconosce alcun potere al di sopra di se stesso. Quindi è un potere di ultima istanza. È qualcuno che non deve render conto a nessun altro al di sopra di se stesso. Ma anche la sovranità, la sovranità si afferma nel mondo nel 1648, molti di voi avranno fatto gli studi di storia, sapranno che nel 1648 termina la famosa guerra dei trent'anni e al termine della guerra dei trent'anni, all'interno di quello che prima era il Sacro Romano Impero, gli stati tra di loro stipulano una serie di trattati, tutti stipulati in quella regione della Germania, che oggi è la Germania, che si chiama Vestfalia, e viene stipulata quella che viene chiamata la pace di Vestfalia, che in realtà è un insieme di trattati. Che cosa fanno questi trattati? Sono dei trattati tra forze nazionali, stati, che riconoscono l'uno all'altro reciprocamente la sovranità, il potere ultimo. L'imperatore non è più il potere ultimo ce l'ha il re o il capo dello Stato all'interno di ciascuno Stato. E quindi si affermano i tre elementi costitutivi dello Stato, che sono il territorio, la popolazione e infine la sovranità. Questi tre elementi, e così passo alla seconda parte di questa lezione, questi tre elementi vengono posti in dubbio da numerose evoluzioni dello Stato contemporaneo. In particolare ve ne voglio segnalare due. La prima è la tensione dei poteri locali ad attrarre verso di sé alcune funzioni. Per esempio in Italia noi oggi, prima avevamo uno Stato unitario, oggi abbiamo uno Stato regionale, quindi c'è lo Stato italiano, ma dentro lo Stato italiano ci sono 20 regioni, e lo stesso si può dire in Francia. Circa 10 anni dopo, in Italia l'abbiamo introdotta nel 1970, circa 10 anni dopo
vengono introdotte persino in Francia, in Spagna. Voi leggerete immagini nei giornali e saprete che per esempio la regione della Catalogna in Spagna, Barcellona per intenderci, vuole rendersi non solo è già autonoma, ma vuole rendersi addirittura indipendente dallo Stato spagnolo. Quindi c'è una tensione centrifuga rispetto agli Stati, e sapete che ci sono stati in Italia un certo momento, non molto tempo fa, in cui la Lega si batteva per un certo grado di indipendenza di alcune regioni del nord rispetto ad altre regioni. Di queste 20 regioni, 5 sono regioni ad autonomia speciale. Perché sono regioni ad autonomia speciale? Beh, per motivi che riguardano la storia e la geografia. La storia perché il Trentino Alto Adige c'ha una forte minoranza linguistica e c'era un problema di rapporti tra l'Italia e l'Austria. Lo stesso per la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia. E la Sicilia, la tendenza indipendentista di fino a chiaro aprile che vi citavo del 1946-47, e lo stesso per la Sardegna. Quindi, e la geografia, perché se voi ci pensate, queste 5 regioni che vi ho menzionato, e cioè Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, sono alla periferia dello Stato italiano, no? E quindi sono più a contatto con altre realtà. Queste regioni, 5 regioni a statuto speciale, 15 regioni a statuto ordinario, ma voi sapete, vedendo la televisione in questi giorni, che il maggiore problema politico che c'è oggi in discussione qual è? Il problema dell'autonomia differenziata, e cioè attribuire alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta, sulla base di un'intesa tra il governo centrale e la regione e sulla base di una legge che deve essere votata a maggioranza assoluta dai due rami del Parlamento, una speciale autonomia, il che però crea dei problemi di cui voi avrete letto sui giornali. Poiché la prima richiesta è venuta dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia-Romagna, si è cominciato a dire: ma questa è una specie di secessione delle regioni ricche, cioè delle regioni che hanno maggiore sviluppo economico, che non vogliono contribuire alla, in base a un principio di solidarietà, a alle spese che debbono essere affrontate da tutte le regioni, in particolare dalle regioni meno sviluppate, che sono quelle del sud. E quindi si è creata una dialettica tra le forze politiche. La Lega è fortemente sostenitrice dell'idea delle autonomie differenziate, il Movimento 5 Stelle invece è fortemente contrario, avendo la sua base prevalentemente nel mezzogiorno, e c'è anche qui una tensione non diversa da quella che si realizza in Spagna della Catalogna nei confronti dello Stato centrale spagnolo, una tensione a una minore integrazione dello Stato, qualcuno dice addirittura una disintegrazione dello Stato. Perché? Perché alcuni dicono: ma possiamo pensare che per esempio il sistema scolastico, il sistema ospedaliero abbia una normativa nazionale che si applica a 8 regioni, facciamo l'ipotesi, ma poi ne abbia tante differenziate che si applicano alle 12 restanti regioni. Differenziata non solo dal centro, ma differenziata ciascuno dall'altro. Tanto per farvi un esempio, la regione Emilia-Romagna chiede allo Stato italiano di avere competenze in 15 materie in più, mentre la Lombardia e il Veneto, la Lombardia in particolare, ne chiedono 23. Quindi ci sarebbe non solo una differenza
tra Lombardia, Veneto e Emilia Romagna e le restanti regioni, ma anche di una differenza tra le stesse regioni, perché ciascuna si differenzia in modo diverso dalle altre regioni, e quindi naturalmente questo potrebbe, dicono i critici, creare una sorta di Italia ad Arlecchino, per cui, che vi posso dire, una professione è riconosciuta in una regione e non è riconosciuta in un'altra regione. Un cittadino italiano va in Campania e ha un tipo di assistenza sanitaria ospedaliera, e può andare invece in Veneto e ha un'assistenza sanitaria ospedaliera diversa da quella che può ottenere in Campania. L'altra tensione a cui sono sottoposti gli stati è una tensione che non viene dal basso. Basso vuol dire un ordinamento politico più vicino alla comunità e alla popolazione, ma che viene invece dall'alto, quindi dall'esterno, che è quella che viene definita con la parola globalizzazione. No, io non bevo acqua. La globalizzazione, che cos'è la globalizzazione? È una tendenza che si sta creando e che deriva in un certo senso dagli stessi stati. Facciamo degli esempi. Voi sapete che da un po' di anni è emerso un fenomeno che chiamiamo terrorismo globale. Perché lo chiamiamo terrorismo globale? Perché è costituito da reti terroristiche che non sono nazionali, di persone che si nascondono in posti diversi e che agiscono in posti diversi, ma mantenendo dei collegamenti che sono ultranazionali. Domanda: gli stati che dovrebbero difendere i cittadini nei confronti della minaccia del terrorismo globale, come fanno a prendere prendete un esempio concreto. Gli Stati Uniti d'America sanno che c'è una persona che è nata in Etiopia e che è cittadino svedese e sta in una città svedese. Sono pressoché sicuri che questa persona sia un terrorista. Ma lo Stato ha un limite che deriva dal suo territorio, dalla sua frontiera. Gli Stati Uniti d'America non possono mandare un membro dell'FBI a catturare questa persona sul territorio svedese. Quindi lo Stato ha un limite per svolgere questa attività. E lo stesso problema si pone per altri problemi, per altre questioni. Tutti noi siamo preoccupati di quello che viene chiamato global warming, il riscaldamento dell'atmosfera, insomma, no? E che deriva da fenomeni che riguardano il pianeta, insomma, su cui viviamo. Potrebbe lo Stato del Massachusetts, che ci ha tentato, vi devo dire, con una legge cercare di risolvere il problema del riscaldamento dell'atmosfera? Lo Stato del Massachusetts ha dei problemi grossi, perché il riscaldamento comporta una sollevazione del mare, il fatto che il mare conquista sempre più delle terre, e lo Stato del Massachusetts ha dei gravi danni da questo, perché perde continuamente, e ha tentato di fare una legge, ma è come svuotare l'oceano con un cucchiaino, perché voi capite bene che il riscaldamento globale deriva da un'attività di sviluppo industriale che è durata secoli e che riguarda la Cina, l'Europa e oltre che l'America, e quindi ciascun singolo Stato non potrebbe risolvere questo problema. Oppure un altro esempio: tutte le popolazioni del mondo sono preoccupate della tutela di alcune specie animali, specie viventi del mare, va bene? Ma ci sono delle specie viventi del mare che vengono chiamate highly migratory species, cioè specie altamente migratorie, il tonno per esempio. La domanda è: se uno Stato vuole proteggere queste specie animali, per esempio proibendo la cattura
di queste specie nell'epoca della loro fertilità, che è il modo con cui si proteggono le specie, come potrebbe farlo nei confronti di pesci che stanno nel mare per un certo periodo di tempo e poi vanno da un'altra parte in una zona che non è controllata dal singolo Stato? Sia l'ipotesi del terrorismo globale, sia il problema del global warming, sia il problema delle specie altamente migratorie, sono definite così dal Trattato del Mare, che è un trattato internazionale, richiedono che cosa? Richiede un accordo tra gli Stati. E per creare un accordo tra gli Stati bisogna firmare un trattato. E non basta fare un trattato, perché il trattato stabilisce delle regole. Bisogna avere anche un soggetto che gestisce concretamente, fa rispettare queste regole e gestisce concretamente tutte le attività conseguenti. Per prendere il terrorista in Svezia non basta stabilire la regola che un poliziotto americano può entrare in Svezia e catturarlo, no, bisogna anche stabilire in base a quale criterio gli Stati Uniti possono mandare un poliziotto in Svezia. E poi debbono essere stabilite delle garanzie per il cittadino svedese, nonostante sia nato in Etiopia, che opera in Svezia come sospetto terrorista. E quindi bisogna creare un apposito comitato sanzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cosa che è stata fatta, il quale comitato ha delle strutture di intelligence vuol dire degli spioni, insomma delle spie, che vanno a controllare, perché se è sospetto non è mica sicuro che sia terrorista, debbono accertare se lo è, e che poi stabilisca delle regole. E infatti questo comitato ha stabilito che quella persona sospetta, in base a una decisione presa a New York, alla sede delle Nazioni Unite, non può più utilizzare i propri fondi in banca. Quindi c'è una decisione che viene presa a New York e che viene seguita in Svezia da una banca svedese che sequestra i fondi a disposizione di una persona che però è sospetta di terrorismo e che quindi da quel giorno in poi è proprietario di questi fondi, rimane proprietario di questi fondi ma non può accedere a questi fondi perché questi fondi sono oggetto di un sequestro. Per fare tutto questo non basta fare dei trattati. Ci vogliono delle strutture e per mettere in piedi delle strutture bisogna creare un organismo sovranazionale, cioè una struttura amministrativa che gestisca, controlli, faccia il monitoraggio in modo da assicurare che le regole vengono rispettate e che interferisce con la sovranità degli Stati. E di qui nella letteratura mondiale si è cominciato a parlare non più di sovereignty, cioè di sovranità, ma di shared sovereignty. Che vuol dire shared sovereignty? Vuol dire sovranità condivisa. Ora, se voi ci pensate bene, logicamente, sovranità condivisa è un ossimoro, è una contraddizione, perché se è sovranità non può essere condivisa, se è condivisa non è sovranità. Perché la sovranità è un potere che è al di sopra di tutti gli altri poteri. E quindi si afferma un concetto completamente nuovo che entra in tensione con la sovranità degli Stati. E questo, tutte e due queste tendenze costituiscono fattore di crisi, ma la crisi non è solo una crisi di oggi. E qui passo al terzo punto della mia lezione. Lo Stato non ha vissuto solo questa crisi. Lo Stato ha vissuto precedenti crisi e, come dire, è uscito qualche volta indebolito e qualche volta rafforzato da precedenti crisi. Quella maggiore che hanno vissuto due Stati come la Francia e l'Italia, in parte anche la Spagna, fu prima
immediatamente prima della prima guerra mondiale, cioè nel due primi decenni del secolo XX, quando lo Stato visse una crisi che derivava dall'organizzazione di gruppi interni allo Stato che mettevano in dubbio le regole dello Stato. Quei gruppi si chiamarono sindacati e i sindacati affermarono principi che allora, che per noi oggi sono scontati, ma che allora non erano per niente scontati. Per esempio, che i dipendenti pubblici potessero scioperare. L'idea che dei dipendenti pubblici possano scioperare oggi è accettato, perché c'è un articolo della Costituzione che dà il diritto di sciopero indipendentemente dall'essere dei dipendenti pubblici o dipendenti privati. Ma a quell'epoca l'idea che un dipendente pubblico potesse non rispettare dei doveri che ha nei confronti dello Stato, il quale paga una retribuzione, gli affida una funzione, e che quindi violasse la funzione che il dipendente pubblico deve svolgere, che gli è affidata dallo Stato sovrano, a quell'epoca non era per niente riconosciuto. E questo fu uno dei fattori che cominciò a far pensare che queste istituzioni, i sindacati e poi i partiti, fossero delle sfide nei confronti dello Stato, che costituissero cioè delle istituzioni in qualche modo alternative allo Stato, perché organizzavano la società in qualche modo fuori dello Stato, portando la società, che doveva essere una società di membri dello Stato, cittadini vuol dire membri appartenenti ad una nazione e quindi appartenenti a comunità, fuori dello Stato, sfidando le regole dello Stato. E questa è la situazione nella quale oggi ci troviamo, e così passo alle mie conclusioni, che sono le seguenti. Primo, noi ci troviamo in una situazione estremamente contraddittoria. Vi faccio un esempio che traggo dalla politica dell'attuale governo, delle affermazioni dell'attuale titolare del Ministero dell'Interno, che è anche vicepresidente del Consiglio dei Ministri. Lui sostiene quasi tutti i giorni che lo Stato italiano deve difendere le sue frontiere nei confronti degli immigrati e per questo scopo ha, come dice lui, ha chiuso i porti. Però allo stesso tempo il governo italiano e il ministro dell'Interno sostengono la necessità che l'Unione Europea e in particolare la Commissione dell'Unione Europea provveda a quella che nel linguaggio europeo si chiama relocation, cioè la ricollocazione di immigrati che sono oggi in una nazione, parte dell'Unione Europea, in un'altra nazione, parte dell'Unione Europea. Allora, riflettete un momento su queste due affermazioni, tutte e due fortemente sostenute dal governo. La prima è un'affermazione favorevole alla sovranità dello Stato. Chiudiamo le frontiere, proteggiamo la popolazione italiana dall'immissione di immigrati e quindi è una posizione che oggi viene definita nel linguaggio corrente sovranista. È una forma di neonazionalismo. La nazione difende il proprio territorio e la propria popolazione attraverso lo Stato che, attraverso le forze di polizia, impedisce l'entrata di questi non cittadini italiani sul territorio italiano. L'altra affermazione è un'affermazione perfettamente contrastante con la prima. Perché? Perché è una richiesta di dotare l'Unione Europea, e in particolare la Commissione dell'Unione Europea, di un potere che oggi non ha, di decidere
in ordine alla circolazione degli immigrati sul territorio dell'Unione Europea. E quindi comporterebbe semplicemente questo. Ci sono 100 immigrati in Italia che debbono andare a vivere in Svezia, oppure ci sono 20 immigrati francesi che debbono essere collocati in Spagna. Questo è un potere enorme, perché viola tra l'altro un principio di tutte le costituzioni moderne, comunque quelle europee, che è il principio della libertà di circolazione. Primo. Secondo, è un potere che riguarda una funzione di un'autorità sovranazionale che impone degli obblighi a delle persone fisiche, immigrati, che debbono trasferirsi da uno Stato a un altro. Quindi richiede l'intervento delle forze dell'ordine del primo Stato e del secondo Stato, nonché tutta una serie di strumenti. Bisogna prenderli, metterli in un aereo, oppure metterli a bordo di treni o di pullman e portarli in un'altra zona, verosimilmente fornirli anche di un luogo dove vivere e così via. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che spesso si trovano accoppiate ambedue le esigenze, ambedue i punti di vista. Quello che chiamiamo correntemente sovranista, favorevole a maggiori poteri dello Stato, e quello invece che parte dall'assunto che debbano essere degli organi sovranazionali, sovrastatali, che impongono agli Stati certi comportamenti in modo che gli Stati debbano assicurare la compliance, la conformità della loro azione alle decisioni nazionali. Ecco, io vorrei terminare ricordando una frase di un grande storico americano che è in inglese suona così: States make war. War makes states. Io penso che l'abbiate capita, ma provo a tradurla. Gli stati fanno le guerre, perché sono gli stati che fanno le guerre attraverso gli eserciti, ma la guerra ha fatto gli stati. Questa relazione tra guerra e stati è una relazione che la storia ha dimostrato. Quindi gli elementi fondamentali, gli attori fondamentali delle guerre sono stati gli stati, e d'altra parte si può vedere dalla storia anche recente, insomma, pensate al XX secolo. Il XX secolo ha avuto la prima metà in cui si sono svolte due guerre mondiali, sono state definite mondiali ma si sono svolte prevalentemente sul territorio europeo, e la seconda parte non ha avuto guerre mondiali, no, perché diciamo dal termine della seconda guerra mondiale, almeno sul territorio europeo, non ci sono state guerre. Tanto per darvi un'idea, dato che voi di guerra non ne sapete, grazie a Dio, il numero di morti delle due guerre stimato tra delle due guerre mondiali è stato di 60 milioni. 60 milioni sono gli abitanti italiani, siamo noi, la dimensione della Francia, la dimensione del Regno Unito, va bene? All'incirca 60 milioni. Il numero di feriti, se non ricordo male, 76 milioni. E per non parlarvi delle distruzioni materiali che ci sono state. Allora, diciamo, qual è l'insegnamento che si può trarre da questa osservazione storica che collega direttamente le guerre con gli stati? E qual è la dimostrazione che si può trarre invece da questo, diciamo, periodo storico nel quale, badate bene, non c'è stata solamente una pace,
ma c'è stata, o l'assenza di guerra, ma c'è stata una pace sistemica. Il concetto di pace nella storia è cambiato molto. Per lungo tempo nella storia del mondo la pace era concepita come un periodo di tregua tra due guerre, nel senso che si pensava che la guerra fosse un fatto ordinario nella vita delle persone. Questo è un fatto che noi non percepiamo a sufficienza, ma che dovremmo percepire come il valore della vita, insomma. Il valore della vita in Europa è diverso del valore della vita negli Stati Uniti d'America. Andate a vedere qual è il tasso di criminalità che porta a omicidi negli Stati Uniti d'America rispetto all'Italia e vi rendete conto del significato del valore della vita. O prendete un altro esempio, nessuno Stato europeo potrebbe partecipare all'Unione Europea se avesse la pena di morte. Gli Stati Uniti d'America sono divisi in due parti, sono gli stati dove c'è la pena di morte e stati dove non c'è la pena di morte, il che vuol dire che c'è un disaccordo tra gli stati sul valore della vita. Nel primo caso l'omicidio è un fatto proibito, ma in realtà molto, come dire, a cui si ricorre molto da parte dei criminali. Nell'altro caso addirittura è consacrato, perché la pena di morte è qualcosa che viene irrogata da giudici, va bene, ma nell'uno e nell'altro caso è in ballo sempre il valore della vita. Ecco, allora diciamo l'insegnamento che si può trarre da tutto questo è che probabilmente la creazione di ordinamenti sovranazionali pone agli stati dei vincoli, dei limiti, che assicurano almeno il carattere pacifico degli stati, se non la maggiore prosperità. Ho finito. Si sente? Sì. Ringrazio particolarmente il professor Cassese per la splendida lezione e per la sua, oltre che per la sua, diciamo, cultura, per la sua testimonianza a riguardo di questi concetti che spesso, lo dico per me e immagino per tante altre persone qui presenti, ci sfuggono, sono concetti molto più superficiali e meno approfonditi. C'è tempo per qualche domanda? Se c'è, vedo delle mani alzate, prego. Professor Cassese, per la bellissima lezione, volevo fare una domanda partendo dall'ultimo aforisma citato. Ti vuoi alzare per cortesia? Sì, non sappiamo. E partendo dall'ultimo aforisma, quello appunto "Wars make states and states make war", la domanda è questa: se il professor Cassese ritiene che il caso in cui siano delle rivoluzioni a costituire dello Stato, degli Stati, rientri in questa casistica generale oppure ci sia una differenza, parlo ovviamente sulla rivoluzione americana, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, anche per sfatare oppure confermare quella sensazione che si ha laddove, come esempio, la formazione dello Stato italiano sembra essere stata fatta da un'elite, no? Si dice invece che da un movimento di massa, e questo ha reso, fra virgolette, meno affezionati gli italiani alla forma Stato, o seppure queste sono semplicemente delle banalità che si ripetono. Ecco, grazie. Io preferirei di raccogliere un po' di domande, e c'era una mano, ecco, lui che è il rosso lì giù. Grazie mille innanzitutto per la lezione, sono Dario Samuele dall'Istituto Superiore Giovanni Falcone e volevo chiederle, sappiamo benissimo che i super favoriti di queste elezioni europee in vista sono tutti quei partiti che sostengono fortemente il sovranismo in tutta Europa.
Secondo lei cosa potrebbe accadere una volta che appunto questi partiti si ritroveranno riuniti nel Parlamento e sosterranno politiche solamente a favore del proprio paese? Grazie. Qualcun altro? Beh. Magari rispondi a questa. Cioè, comincio a rispondere a queste due domande. Dunque, l'aforisma relativo al legame tra Stato e guerra e quindi al ruolo bellico dello Stato mette in luce un aspetto che riguarda il rapporto tra lo Stato e gli altri, mentre invece le rivoluzioni riguardano atteggiamenti critici e movimenti di contestazione che derivano dagli stati stessi all'interno dell'organizzazione, all'interno, diciamo, della società. Questi però sono movimenti che sono sempre diretti da élite. Non ho bisogno di ricordarvi chi ha guidato per lungo tempo la rivoluzione francese, almeno fino al Termidoro, quindi fino al 1791 o 1795, o chi guidava la rivoluzione russa. Quindi l'idea bolscevico vuol dire esso stesso minoranza, va bene? I bolscevichi che hanno guidato, avendo la meglio sui menscevichi, la rivoluzione russa, erano decisamente una minoranza che ebbero l'appoggio di una larga maggioranza del paese. Quindi io farei una distinzione molto netta tra il primo fenomeno, il legame tra Stato e guerra, e il secondo fenomeno invece, un sommovimento interno che porta a nuovi assetti di un paese, perché questo sommovimento che porta a nuovi assetti nel paese non mette in dubbio in qualche modo quello che si potrebbe chiamare la base sociale dell'ordinamento giuridico. Per quanto riguarda l'altro argomento, i miei commenti sono due. Primo, secondo le previsioni e in particolare le proiezioni che sono state fatte, in particolare dal professor Roberto Dalimonte, che è il massimo specialista italiano in materia di elettorale, l'insieme delle forze cosiddette sovraniste che saranno rappresentate prevedibilmente nel Parlamento europeo non consentirà ad esse di avere la maggioranza. Però io ho un'altra osservazione più di fondo che potrei fare ricordandomi una storiella che immagino tutti quanti conosciate, perché in questi ultimi tempi è stata utilizzata da un noto romanziere americano. Ma due pesci giovani incontrano un pesce anziano, il quale si rivolge ai pesci giovani e chiede: com'è oggi l'acqua? Uno dei due pesci giovani si rivolge all'altro e gli dice: l'acqua. E che cos'è l'acqua? Avrete capito il senso della metafora. Quello che voglio dire è che la quantità di istituti e condizionamenti e benefici che noi abbiamo oggi e che derivano dalla partecipazione all'Unione Europea è talmente forte che l'Unione Europea oggi è per noi come l'acqua per i pesci o l'aria per gli umani. Noi ci rendiamo conto dell'aria, non ci rendiamo conto del fatto che viviamo e non potremmo vivere se non avessimo aria. Ce ne renderemmo conto se ci togliessero l'aria, va bene? Perché in questo caso moriremmo, perché dobbiamo respirare. L'Unione Europea fornisce una serie di strutture, di regole della nostra vita
Per farvi degli esempi, tutta la tutela ambientale italiana è tutta di derivazione europea. La colazione che voi avete fatto, se sperando che abbiate fatto colazione stamattina, è fatta con del cibo i cui standard di sicurezza sono stabiliti da un'autorità per la sicurezza alimentare dell'Unione Europea. Se voi fate il bagno d'estate, sappiate che la qualità dell'acqua di balneazione è stabilita dall'Unione Europea. E potrei continuare a lungo così. Quello che voglio dire quindi è che l'ambito delle convenienze dell'Unione Europea è tanto ampio da superare le difficoltà che vengono fatte anche dalle forze sovraniste. Esempio concreto. La Polonia, che ha delle posizioni di questo tipo, potrebbe uscire dall'Unione Europea e a quale costo, se uscendo dall'Unione Europea non potrebbe più valersi, come ovvio, della politica agricola comunitaria che finanzia larga parte dell'agricoltura polacca? O l'Ungheria, che ha le stesse posizioni, quale costo politico pagherebbe se portasse fino in fondo le sue posizioni sovraniste uscendo dall'Unione Europea, ben sapendo che se esce dall'Unione Europea si trova nella sfera di influenza di Putin, e cioè della Russia, senza avere la barriera di protezione che è fornita dall'Unione Europea e da tutti i paesi che fanno dell'Unione Europea. Se lei mette sui piatti della bilancia questi elementi, quello che si paga e quello che si guadagna, i costi da un lato, i benefici dall'altro, lei vede che la quantità di benefici è talmente alta che supera i costi. Ed è la cosa di cui oggi si rendono conto i nostri amici britannici, i quali hanno improvvidamente deciso con un referendum l'uscita dall'Unione Europea, che come voi sapete è stata determinata dal quesito: volete rimanere o uscire dall'Unione Europea? Ma a cui la popolazione britannica ha dato una risposta, che era una risposta a un altro quesito, che era: volete più immigrati, non dall'Africa, badate bene, dagli altri paesi dell'Unione Europea, oppure volete bloccare il flusso degli immigrati? Quindi, per così dire, ha deciso sulla base di una interpretazione limitativa, e questo spiega le contraddizioni di questi due anni di dibattito e quello che può darsi che succeda. Le mie previsioni sono le seguenti. Previsione numero uno: che rifanno un referendum, cioè sottopongono nuovamente al referendum. Soluzione numero due: oggi già il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda fa parte non del tutto dell'Unione Europea, perché nel firmare i trattati ha firmato molte clausole che vengono chiamate di opt-out, che vuol dire clausole di esclusione dell'applicazione di alcuni articoli. Quindi il Regno Unito sta oggi metà dentro e metà fuori dell'Unione Europea. La mia previsione è che domani sarà metà fuori e metà dentro, cioè il contrario, ma sempre a metà parte dell'Unione Europea, perché non ne possono fare a meno. Pensate soltanto alla possibilità di produzione di merci e alla circolazione delle merci, o pensate soltanto all'importanza che ha Londra come mercato finanziario. Se Londra perdesse un bacino di 500 milioni, di un mercato di 500 milioni, perché l'Unione Europea vuol dire 500 milioni di abitanti, naturalmente 500 meno 60 se si toglie il Regno Unito, ma vuol dire un mercato molto vasto nel quale Londra come capitale finanziaria, è una delle capitali finanziarie del mondo,
non potrebbe operare ad armi pari con le altre banche o le altre istituzioni finanziarie europee. Quindi il mio punto di vista è molto più ottimistico di quello implicito nella sua domanda. Ci sono altre domande? Sentiamo questa. Prego, alzate le mani adesso perché il professor Cassese vorrebbe raccogliere... Professore, quindi come si risponde a Salvini, ai suoi slogan e alle sfide che ha lo Stato? No, cioè, no, scusi, me lo ripeta, come si risponde? Come si risponde a Salvini, ai suoi slogan, quindi al sovranismo, ma anche come si risponde all'evoluzione dello Stato, cioè la shared sovranity è la risposta? Grazie. Altre domande? Lì c'è la ragazza, c'è qualcuno lì che vuole fare domande? No, mi pare di no. Allora, no, la mia risposta a questa domanda è semplicissima. Si risponde nel modo più semplice. La tua affermazione, la tua linea politica, la condotta del governo facendo questo è una condotta contraddittoria. Quindi non è vero che sei sovranista, ma sei nello stesso tempo sovranista e sovranazionalista. E a tutte le persone che sono contraddittorie si chiede, cerca di essere meno contraddittorio. Questa è l'unica risposta che lei può dare, all'unica obiezione che può essere fatta a persone che fanno scelte che sono tra di loro tanto contraddittorie. Insomma, il motivo che io non ho citato prima, per il quale per 5 giorni 177 persone sono state tenute su una nave, era quella di difendere le frontiere italiane nell'attesa che la Commissione europea decidesse sulla riallocazione di quelle persone. Questa frase in sé contiene una contraddizione, perché la prima parte di questa frase vuol dire: lo Stato è l'unico organismo che conta. La seconda frase è: lo Stato non può decidere questo, lo debba decidere qualcuno al di là dello Stato. È molto semplice. Grazie, grazie ancora alla splendida chiarezza del professor Cassese e saluto i ragazzi, ci vediamo alla fine di questo mese con l'intervento del nostro rettore e di Massimo Corbellini. Grazie, arrivederci.